lascio a lei il microfono e l'analisi di questa partita. Magari anche la domanda del perché secondo lei è andata così male. Ha messo un concesso che Vicenza ha fatto la partita perfetta. Ma no, non sono d'accordo, nel senso che noi non siamo partiti benissimo, loro sono partiti con più personalità sicuramente. Primi 25 minuti non abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto un po' sulla fascia sinistra perché non scalavamo bene in avanti, poi abbiamo preso un po' in mano la partita, abbiamo giocato, abbiamo provato a con qualche trama di gioco buona, però ci è mancato sicuramente, siamo mancati negli ultimi 20 metri, un po' nella finalizzazione lì davanti, perché arrivavamo discretamente bene, ma forse ci è mancato un po' di cattiveria lì davanti. Su cosa che non era d'accordo in particolare? No, Vicenza ha fatto due tiri in porta, non è che ha fatto chissà, ha giocato in contropiede, ha fatto due gol su due cross laterali praticamente, quindi è un risultato secondo me anche troppo ampio, avremmo certamente meritato un gol in più. Sì, sicuramente il palo di Cretella, poi altre due occasioni, il Padova le ha create. L'impressione però è che Vicenza l'abbia letta davvero bene. Ma il Vicenza è questa, il Vicenza è una squadra solida, molto forte in difesa, ha fatto questo, è rimasta solida in difesa, ci ha concesso poco e ha sfruttato le due occasioni che gli sono capitate. Io non ho visto una squadra surclassata dal Vicenza, con tutta onestà. No, l'ha letta bene, però non dico surclassata, però... Ha fatto due gol in più di noi, ha avuto questo merito e sicuramente è stata più cinica di noi. Essere stati fermi 22 giorni forse, si è visto anche negli altri scontri, anche le altre due seconde hanno perso, forse non è, anche dal punto di vista fisico è apparso che il Padova fosse un po' più prevedibile, un po' meno brillante, ecco. Io non lo so, io forse devo rivedere la partita dalla panchina, non mi è sembrato sembra che siamo qui a parlare di Vicenza che ha fatto una partita stratosferica, per me non è così. Noi abbiamo fatto una buona partita e siamo mancati sicuramente negli ultimi 20 metri, abbiamo approcciato male la gara, i primi 20 minuti probabilmente il ritmo del Vicenza è stato più alto, ci ha messo un po' in difficoltà soprattutto sulla fascia sinistra, ma poi la partita è stata una partita equilibrata dove Vicenza ha sfruttato le due occasioni che ha avuto. Io ho visto questo, poi magari se la rivedo in televisione cambierò idea, non lo so, però mi è sembrato questo, insomma. Rifarebbe le stesse scelte, anche magari Capelli esterno basso, forse è apparso un po' in difficoltà, i cambi li rifarebbe prima, le chiedo. Col senno di poi è troppo facile. Ho fatto delle scelte perché ero convinto di fare quel tipo di scelte, poi i cambi in panchina ci sono per modificare, lo fa ogni allenatore. Come mai ha scelto così? Perché noi siamo una squadra che ha, soprattutto contro il Vicenza che è una squadra solida, di categoria, probabilmente più statica di noi, avevamo bisogno di una squadra che avesse il movimento in campo, che desse più soluzioni e gli uomini che ho scelto sono in base al fatto che per me quelli erano gli uomini che potevano fare meglio la partita, ma questo non è che ho rovolato quello che dico io, che faccio io, insomma un allenatore ci prova e fa sempre scelte sensate e ragionate. A centrocampo le ammonizioni precoci di Fusi e Crisetti possono aver in qualche modo influito anche sul loro rendimento e sul diciamo così sul fulcro del gioco del Padova? Ma è ovvio che i giocatori ammoniti sono condizionati, i cambi del secondo tempo sono stati per quello, ma non solo, anche perché siamo passati a 5, quindi non c'era più bisogno di uno schermo davanti alla difesa, quindi ho messo la Drezza che sicuramente ha grandi qualità di palleggio e ho messo un giocatore come Cretella che ha qualità, l'ha dimostrato in campo, è entrato molto bene. I tifosi vi hanno richiamato più volte, insomma l'atteggiamento era quello di darvi carica perché comunque c'è ancora un'altra partita sabato e anche se insomma aver perso di due gol è un po' complica diciamo quantomeno il cammino, comunque c'è un'altra chance, l'ultimo appello da giocarsi. Ma noi non siamo assolutamente rassegnati, anzi noi ci crediamo come prima. Siamo venuti a Vicenza sapendo di affrontare una squadra forte, la partita non è andata benissimo come ce l'aspettavamo, ma
sicuramente può essere ripresa, questo senza ombra di dubbi. Fa piacere comunque l'atteggiamento di carica da parte della tifoseria. Ma certo, ma in questo momento bisogna stare tutti uniti e abbiamo bisogno del pubblico. Noi ci crediamo e ci devono credere anche loro. Ci sono domande da studio? Su cosa lavorerà? Ci sono solo 3 giorni di tempo, 1 giorno in meno rispetto al programma originale per questo rinvio di 24 ore. Su cosa pensa di lavorare? Non è che si può lavorare su molto. Cioè, cercheremo di fare le scelte giuste, cercheremo di limare quelle che sono state le difficoltà di oggi e cercheremo di essere un po' più incisivi davanti e un po' meno leggeri dietro. Può essere che vedremo tanti cambiamenti oppure no? Adesso ci deve pensare ovviamente. Non lo so, vediamo come stanno i ragazzi, domani ci penseremo. Grazie.